nostra idea è stata quella di cercare di rendere il più possibile visibile l'esperienza del costruire, quindi la mostra sarà soprattutto realizzata tramite video, fotografie, grandi foto. La mostra poi avrà una sezione dedicata alla linea del tempo, quindi attraverso la storia vedremo l'evoluzione dei materiali, della tecnologia, ma incontreremo anche grandi architetti. Per esempio, io non posso non partire da City Life, dove appunto lavoro. Stiamo costruendo la terza torre. È stato un progetto che è stato realizzato e pensato da tre grandi architetti. C'era la vecchia Fiera di Milano, sono stati demoliti tutti i padiglioni ed è stato creato un grande parco pubblico e dei palazzi che hanno rivoluzionato lo skyline milanese. Sicuramente il fascino più grande è stato rappresentato nella storia dalle cattedrali. Oggi la cattedrale più significativa è la Sagrada Famiglia, che raccoglie in sé sia quelle intuizioni per costruire le opere basate sull'esperienza, su Gaudì che capisce la catenaria, come vanno i carichi, alle analisi più raffinate che si stanno facendo oggi anche a Milano per la torre più alta della stessa Sagrada. Quindi lì la Sagrada raccoglie tutta un'evoluzione del modo di costruire dalla pietra ai materiali più innovativi. C'è anche un'esperienza, un ponte, il ponte del Bosforo, anche questo, diciamo, dove molti italiani hanno collaborato, che racconta proprio la sfida perché unisce due continenti. Poi c'è anche il VTC, quindi la Liberty Tower, tutto quello che ha sistemato Libeskind a New York dopo l'attentato delle Torri Gemelle. Così come avremo invece un'altra enorme sfida nel mondo underground. L'Eurotunnel è stato pensato e ideato 200 anni fa da una persona. Ci sono voluti quasi appunto 200 anni per arrivare a farlo. In realtà ha aperto una strada oggi alla realizzazione dei grandi trafori alpini. L'idea di base è che alla fine della mostra uno possa veramente rivolgere su di sé lo sguardo, avendo negli occhi quello che ha visto e domandandosi con speranza: la possibilità di costruire qualcosa nella mia vita c'è. Nacque il tuo nome da ciò che fissavi. Noi riteniamo che ha un grandissimo nesso col mondo delle costruzioni, perché il mondo delle costruzioni è pieno di questa possibilità, cioè della possibilità di fissare delle cose che prima non c'erano e adesso ci sono e che raccontano sostanzialmente il valore della persona che c'è stata dietro.